Ciao bambini, la nostra bottega dell'arte virtuale continua. Questa settimana non parleremo di Calder, nel senso che lo lasciamo un attimino tranquillo e lo riprenderemo la prossima settimana. Questa settimana invece, visto che la nostra permanenza nelle mura domestiche, diciamo, continua, vi chiederò allora di fare una sorta di ricerca. Che cos'è la ricerca? Cioè di diventare un po' degli esploratori della vostra casa, di andare un po' alla ricerca di cose che vi affascinano, di materiali, di carte particolari. Perché dobbiamo crearci una sorta di nostra piccola bottega dell'arte, ognuno a casa propria. Noi abbiamo la nostra bottega dell'arte fantastica a scuola, dove abbiamo fatto con tutte le altre insegnanti di arte una grande ricerca noi. Siamo state noi quindi le prime, tra virgolette, esploratrici per andare alla ricerca di carte particolari, di tessuti particolari. Qualcuno già con me l'aveva fatto questo progetto, i bambini che adesso ad esempio sono in quarta, ma sicuramente sono, se non ricordo male, anche con Daniela l'avete fatto questo progetto, il progetto del frottage, dove si è ricercato tutte delle reti, dei tessuti strani, dei legni particolari, ma anche il muro stesso della scuola, dove appoggiando il foglio e con il pastello a cera si ricrea la pelle di quelle cose. Quindi dobbiamo essere noi un po' esploratori della nostra casa. Quindi vi chiedo una cosa molto semplice questa settimana. Vi fate dare dalla vostra mamma, dal vostro papà o dalla nonna, insomma, una scatola. Una scatola delle scarpe, una scatola semplicissima. Io ad esempio, come vedete, questa scatola già a me piaceva. Vedete, una scatola tutta argentata. E allora che cosa ho fatto? Ho preso delle strisce di carta, vediamo se si vede tutto bene, delle striscioline di carta e con dei timbrini, con dei timbri, ma voi potete usare la matita, il pastello, come volete voi. Io l'ho chiamata così, la scatola delle cose curiose. Se invece la scatola non vi piace esternamente, come in questo caso, io ho preso quest'altra scatola che è un po' più grande, però non mi fa impazzire. Allora che cosa facciamo? La rivestiamo noi. Qua vi lascio assolutamente libertà, deve essere la vostra scatola. Magari ne faremo altre, quindi possono essere tutte uguali, solo con la scritta diversa, o tutte diverse. In questo caso io ho pensato, vediamo un po', di utilizzare una carta, tipo una carta da pacco, piuttosto che magari, come vi dicevo prima, potremmo fare la tecnica, vedete, io sono appoggiata su un piano di pietra e facendo passare il mio pastello a cera, in modo, ricordatevi, orizzontale, che cosa, se ce l'avete, se no provate con altri materiali, che cosa ottengo? Ottengo la pelle proprio di questa pietra sul quale sono appoggiata. Potrebbe diventare questa la carta per rivestire la mia scatola. L'importante è quindi, se non vi piace la scatola, di rivestirla, di chiamarla con un nome. Può essere la scatola delle mie esplorazioni, io l'ho chiamata scatola delle cose curiose. Vedete un po' voi, quindi questa settimana preparate la scatola, iniziate a guardare in casa se vedete qualcosa che vi affascina, se avete voglia è un lavoro che andremo avanti a fare, quindi non è che questa settimana dovete per forza fare la scatola, andare alla ricerca dei materiali. Io vi inizio a far vedere che cosa ad esempio io ho trovato. Ho trovato della carta che era una carta, ve la faccio vedere da vicino, una carta usata per qualche pacco regalo. Un altro tipo di carta che mi piaceva molto, magari aperta così, magari può essere utile per farlo diventare un libretto. Oppure questo era dentro in qualche pacco per tenere, per non rompere il vetro forse. Vedete? È un po' morbidosa. Delle corde, tipo spago. Della rete. Magari tipo la rete delle patate,
un cartoncino un po' strano, perché vedete è un po' spessorato e fa anche un rumore particolare. Così iniziate a curiosare voi, però quello che vi chiedo questa settimana è di iniziare a creare la nostra bottega dell'arte a casa. Non vi chiedo di avere uno spazio tutto completamente vostro come a Calder gliene avevano regalato i suoi genitori uno, non ce l'ho neanch'io, ma di iniziare a diventare degli esploratori e contenere poi le nostre cose, quello che ci serve, in alcune scatole. Per ora ne iniziamo a fare una. Poi magari se avete voglia potete sempre mandarmi la foto tramite la mia mail. Vi abbraccio fortissimo e ci vediamo alla prossima puntata. Un bacione grosso!